poi succede a tutti di cercare questo collegamento con il nostro divino, no? E quindi ci sono tante strade, possiamo scegliere quella che ci piace di più, non una è meglio dell'altra, possiamo scegliere quella che ci è più congeniale, tant'è vero che queste sono state semplicemente, diciamo, esposte, no? E anche trascritte, anche descritte in filosofie, libri, eccetera, eccetera, però semplicemente si dà la possibilità a tutti di accedere alla conoscenza divina secondo la nostra attitudine personale, no? Quindi arrivare a liberarsi dalle costrizioni che ci siamo costruiti, molto spesso ce le siamo costruite e poi si costruiscono intorno a noi, ma comunque liberarci, aprirci e diventare più grandi, più espansi. Poi, ognuna di queste ha un pezzettino di tutte le altre, no? Quindi infatti yoga significa unione, perché rompendo degli schemi del corpo fisico succede qualcosa anche nel campo emotivo, anche nel campo mentale e anche nel nostro spirito, no?
legame con le parole per quello che sono, Bhakti significa, come ci ha spiegato prima Federica, l'attenzione, l'amore, yoga e l'unione, per cui Bhakti Yoga praticamente ci insegna l'unione con Dio, ad arrivare a Dio tramite l'amore. Dio è comunemente descritto da tutti come fonte di felicità, di perfezione, di meraviglia, di tutto, però stranamente, soprattutto qui nel mondo occidentale, da quando abbiamo nascita, non siamo attratti dalla madre Krishna, dalla madre Dio. Io chiamo Dio Krishna perché è la forma che ho scelto, però chiaramente questo può essere riferito a qualunque altra forma. Siamo attratti verso altri tipi di amore, verso l'amore da piccolo, l'amore dei genitori, degli amici, mariti, mogli, fidanzati, nipoti, figli, amico. E tutti questi vari tipi di amore ci portano inevitabilmente ad un attaccamento e conseguentemente ad una sofferenza. Questo perché continuiamo praticamente ad identificarci con il corpo materiale, con il corpo sottile, mentre noi non siamo questo, noi siamo anime spirituali eterne, per cui non possiamo essere soddisfatti da una vita di materiale. Ci insegna l'amore per Dio, ci dà un segno, essendoci un maestro, il maestro ci rivela nel momento dell'iniziazione, passando alla nostra madre, che ci collegano direttamente a questi mantra, a Cristo, come ho detto prima. Tramite il collegamento di questi mantra, noi siamo ufficialmente applicati di fatto alla forza. Oltre a questo, il maestro ci spiega che non siamo il nostro corpo materiale, ci rivela il nostro corpo spirituale. Piano piano, con la pratica, perdiamo l'identificazione col corpo materiale, che è quello che ci fa soffrire, e pian pianino siamo in
all'estremo propaggio della catena himalayana. È l'antico regno di Shangshu che diede origine alla storia politica e alla cultura shamanica del Tibet. Il nostro viaggio di pellegrinaggio a Kailash è l'essenza di questa spogliazione ed è anche l'essenza.